Ciao a tutti ragazzi, sulla mia pagina Facebook Ema Photography mi sono trovato veramente tantissime domande sul perché usare i livelli in Photoshop. Così ho deciso di prendere la palla al balzo e realizzare questo breve video per illustrarvi le motivazioni. Inoltre, ho deciso di fare un piccolo passo indietro perché mi sono trovato veramente tante domande basiche sul funzionamento di Photoshop e di Camera Raw. Quindi ho deciso di dedicare un po' di brevi video sulle funzioni base perché mi accorgo che c'è veramente tanta confusione, soprattutto perché spesso mi postate tutorial di altre persone che li realizzano su YouTube e mi chiedete: ma perché ha fatto così? Ma perché ha fatto cos'ha? Tempo fa ho fatto un tutorial su come capire i livelli in Photoshop. Vi faccio passare sopra il link del video. In questo nuovo tutorial invece voglio farvi vedere praticamente perché dobbiamo usare i livelli. I livelli in Photoshop ci rendono modulabile la modifica sulla nostra immagine e soprattutto rendono tale modifica non distruttiva. Cosa fondamentale, ricordatevelo. Mi spiego meglio. Se noi applichiamo qualsivoglia modifica alla nostra immagine tramite un livello di Photoshop, tale modifica potrà essere sempre rimossa senza intaccare la nostra immagine di partenza, rendendo in qualsiasi momento la retrocessione al file originale di facile esecuzione. Senza contare che possiamo aggiungere diversi livelli e quindi diverse modifiche che possono essere semplicemente disattivate o eliminate. Vi mostro la differenza tra una modifica sull'immagine di base senza i livelli e con i livelli. Come al solito io ho il mio primo livello, livello 0, voi potete rinominarlo come volete, che è sostanzialmente la nostra immagine di base, e vi faccio vedere cosa succede se non vado a creare dei livelli per fare le dovute modifiche. La prima cosa che posso andare a fare, ad esempio, è andare sul menu immagine, in questo caso vado su regolazioni e apro ad esempio luminosità e contrasto, perché come prima regolazione, ad esempio, voglio aumentare la luminosità. Sposto il cursore verso destra e aumento la luminosità della mia immagine. Clicco su OK e, come vedete, non ho creato nessun livello, la mia modifica è stata fatta sul mio livello base. Il problema è che se adesso io voglio tornare all'immagine di partenza perché mi sono accorto che ho esagerato con la luminosità, non posso farlo. O meglio, posso farlo andando sul menu Modifica e faccio annulla luminosità e contrasto. Ma capite che se faccio tante modifiche, Photoshop non mi consente di retrocedere su tutte le modifiche che io ho appena fatto. Quindi, in questo caso, andiamo a annullare la luminosità e contrasto e vi faccio vedere invece come sarebbe il modo corretto di procedere creando un livello. Quindi andiamo a vedere come creare un livello con la sua regolazione. Per creare un livello con la sua regolazione, ci sono due modi: o andare nel menu regolazioni qui in alto dove avete tutte le icone delle varie regolazioni, oppure semplicemente cliccando qui in basso su questo cerchio diviso in due parti vi si aprirà questo menu e avete anche qui tutte le regolazioni del caso. Andiamo a creare appunto il livello con la regolazione luminosità e contrasto, ci clicco sopra e in automatico Photoshop mi crea questo livello che sta sopra il livello di base, ovvero sopra la mia immagine originale con la regolazione luminosità e contrasto. In questo caso, se io vado ad aumentare la luminosità, come ho fatto prima, posso anche chiudere il pannello proprietà. Per qualsiasi motivo mi sono accorto che la regolazione è eccessiva, posso o disattivarla cliccando su questo occhietto, in questo modo, oppure semplicemente posso renderla meno forte regolandomi con l'opacità. L'opacità la trovate qui, con questo slider mi sposto verso sinistra e posso ad esempio applicare una modifica del 10%, 14 in questo caso. Vediamo un prima disattivando l'occhietto e vediamo un dopo attivando l'occhietto. Vedete che in questo modo qualsiasi regolazione che voi applicate alla vostra fotografia non è distruttiva perché comunque disattivandola posso sempre andare a vedere cos'è successo e com'era la mia immagine originale. In questo caso, poi, la differenza tra il metodo prima che vi ho mostrato e questo è che io posso creare diverse regolazioni. Ad esempio, posso andare a creare anche un valore tonali, regolare, ad esempio, leggermente l'estensione sia dei bianchi che dei neri, disattivo. E come vedete, anche in questo caso trovo che la modifica sia eccessiva, vedo un prima e un dopo. Non faccio nient'altro che andare a regolare il livello di opacità in questo modo. Vedete? Ho aumentato leggermente il contrasto in maniera semplice, dinamica e soprattutto non distruttiva, perché io in qualsiasi momento posso andare a disattivare questo livello di valori tonali,
questo livello di luminosità e contrasto in maniera semplice e posso sempre tornare alla base per valutare le mie modifiche. Anche per oggi è tutto, ho voluto fare questa breve pillola di Photoshop per farvi capire come funzionano i livelli e perché dobbiamo usare i livelli. Fatemi sapere se queste brevi pillole di Photoshop vi piacciono, così posso anche inserirne altre sul canale. Vi chiedo gentilmente di mettere mi piace al video, di mettere mi piace alla mia pagina Facebook Ema Photography e di iscrivervi al canale. Inoltre, se vi va e volete parlare ulteriormente di fotografia e di post-produzione, iscrivetevi anche al gruppo Facebook Il Fotografo Non Vede. Mi raccomando, ricordatevi di cliccare sulla campanellina per attivare le notifiche e noi, come al solito, ci vediamo mercoledì alle 10 con il prossimo tutorial. Ciao a tutti! We'll be right back.